Gossip, Alba Parietti, Costantino della Gherardesca marito ideale. Si potrebbe pensare al solito gossip, ma la showgirl Alba Parietti si confessa a cuore aperto. La sua rivelazione tra passato e presente, tra lavoro e amore. Parla anche della vita privata intima, affermando che per lei il sesso è ormai una noia. Queste le sue dichiarazioni in merito agli uomini, Alba Parietti è un fiume in piena, confessa di preferire gay piuttosto che gli eterosessuali, in quanto si trova a proprio agio e dice, Costantino della Gherardesca sarebbe stato il mio marito ideale, anzi la mia moglie ideale. Io è una vita che spero di sposare un gay, mi ci trovo perfettamente. Fino a ora, con gli etero ho dovuto fare dei compromessi. L'argomento è la vita privata di Alba Parietti. Si affronta l'argomento del sesso, Alba Parietti dice, sogno un matrimonio senza sesso. Il sesso per me è ormai solo una noia. Tutto quello che si poteva fare l'abbiamo già fatto, in tutti i modi. Ormai cerco di volare alto, ma più cerco di volare alto, più vogliono riportarmi verso il basso. Gli uomini non hanno voglia di volare alto, mi vedono tutti sempre e solo come un oggetto. Io voglio rimanere un monumento nazionale poco utilizzato, questo è il mio destino. Rivelazioni che fanno intendere un cambiamento nella sua filosofia di vita. Non è interessata all'aspetto fisico quanto piuttosto ad un'intesa mentale. Alba Parietti il sogno erotico degli italiani, ma non che trippa per gatti e o meglio un gatto qualsiasi. Parlando degli uomini, la showgirl spiega anche come è stato essere il sogno erotico di mezza Italia, non te ne rendi conto, se ne rendono conto gli uomini che vengono con te e infatti tutti i miei compagni hanno sofferto dell'ansia da prestazione, ma in una maniera che non potete nemmeno immaginare. Tutti pensano che io abbia fatto chissà quali cose, che sia stata la tigre del materasso. Le reazioni umane degli uomini sono sempre le stesse, tutti si sentono terrorizzati da ciò che posso aspettarmi, mentre io ora vorrei solo dei rapporti spirituali che loro non sono in grado di darmi. Per questo dovrò rivolgermi o a una donna o a un gay. Alba Parietti, gli uomini a 50 anni sbarellano e. Continua Alba Parietti, hanno il bisogno innaturale di trovarsi compagne di 15, 20 o 30 anni più giovani di loro per dimostrare di valere ancora qualcosa. Per questo io cerco di trovare persone con cui fare dei voli pindarici a livello intellettuale. Il sesso ora è l'ultimo dei miei pensieri, mi ha troppo spesso deviato le scelte. Molto spesso ho scelto degli uomini in base all'attrazione sessuale. Gli uomini dovrebbero provare il gusto dell'impotenza senza frustrazione per mettersi alla prova con qualcosa di diverso. Si eleverebbero un po' di più. Noi donne invece abbiamo questa grande fortuna, che si chiama menopausa. Ci mette nella condizione di non avere più questa smania totale di vivere attraverso il sesso la nostra identità. Io mi sento più affascinante di prima senza aver bisogno di usare le armi che inevitabilmente usavo.
è meglio essere affascinanti usando la testa piuttosto che il corpo.